Chers amis, bonjour à tous. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir faire cette intervention en italien et je voudrais présenter mes excuses pour ça. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui à intervenir ici, au cœur de l'Émilie-Romagne et dans ce contexte de l'année internationale des coopératives. C'est pour nous, enfin pour moi en tant que représentante de l'Institut Émile van der Velde, donc c'est en fait le centre d'études du Parti socialiste belge, un honneur d'intervenir aujourd'hui et de pouvoir parler de deux grandes personnalités du Parti ouvrier belge et du Parti socialiste, donc Émile van der Velde et Louis de Broucker. Ecco, nell'occasione dell'anno internazionale della cooperazione, la signora è molto contenta di poter parlare a noi oggi a nome della Fondazione van der Velde che rappresenta, che è un'emanazione del Partito Socialista e Partito Operaio Belga. Alors, Émile van der Velde, on le surnommait en fait en Belgique le patron, de boss. Il était surnommé comme ça parce qu'il a été le président du Parti Socialiste Belge pendant pratiquement un demi-siècle. Et, enfin, donc, à l'époque, il s'appelait le Parti Ouvrier Belge. Et il a également été, comme vous le savez, président de l'Internationale Socialiste. C'est ce qui fit de lui un homme avec un rayonnement bien plus important que la petite Belgique. Et c'est ce qui justifie que je sois ici aujourd'hui. Ecco, parla appunto, si rifà a questa figura di Émile van der Velde, che come dicevamo prima è uno dei partecipanti a questo congresso del 1893 che vengono poi in visita alla nuova cooperativa costruita a Massenzatico. E Émile van der Velde è stato segretario, non solo dirigente già da fine 800 di quello che allora si chiamava il Partito Operaio Belga, ma anche è stato il dirigente dell'Internazionale Socialista, che ha avuto un background molto più ampio di quello che può essere stato quello del piccolo Belgio. Alors, il est né en fait donc à Bruxelles et c'était le fils d'un plutôt donc il vient plutôt du mouvement libéral progressiste. Son papa était magistrat et mais assez ouvert. Il a étudié à l'Université libre de Bruxelles. Et il a adhéré au Parti ouvrier belge pratiquement à la création de celui-ci en 1885, alors qu'il était encore étudiant. Ecco, van der Velde non ha un impegno socialista fin dall'inizio. Inizialmente ha una formazione così di carattere genericamente progressista, è figlio di un magistrato e aderisce però al Partito Operaio Belga al momento della sua fondazione nel 1885. Alors, donc après, donc en 1895, alors qu'il vient à peine d'entamer sa carrière parlementaire, il va proposer en fait un texte qui est la charte de Carignan. Et ce texte, c'est le programme doctrinal et idéologique du Parti ouvrier belge. Ecco, al momento è nel 1895, van der Velde è quello che costituì è il principale autore della carta di Carignan, che è di fatto il programma sociale del Partito Operaio Belga e del socialismo belga. Alors, ce texte peut aujourd'hui paraître désuet, mais en 7 points en fait dans ce texte, il reprend les aspirations universelles qui sont toujours actuelles de solidarité, de justice et d'émancipation politique et sociale des travailleurs. Ecco, vengono definite in questo documento quelli che sono gli assi portanti delle idee di giustizia e i percorsi e si delineano i percorsi di emancipazione dell'azione del movimento operaio belga. Et l'emprise de van der Velde sur le Parti ouvrier belge va vraiment naître du combat pour le droit au suffrage universel. Donc il va progressivement soutenir les grévistes, les travailleurs. Alors d'abord pour avoir le vote plural, ensuite il y a de plus en plus de grèves, et puis petit à petit il va même être arrêté pour avoir défendu le droit au suffrage universel.
Et grâce à ce combat, il va petit à petit mettre, enfin donner, avoir une très très forte emprise sur le parti. Ecco, la forza del partito socialista belga si basa sulla anche sull'appoggio dato a lotte sociali come gli scioperi, ma ha come riferimento di particolare interesse nei termini di favorire l'emancipazione dei lavoratori, l'arrivare al suffragio universale e quindi all'ottenere i diritti elettorali anche per il basso popolo. Et Emile van der Velde va aussi faire une analyse de la crise rurale en Belgique. Donc c'est en fait le thème central de ses études, c'est l'influence croissante des villes sur les campagnes. Et donc au XIXe siècle, la Belgique connaît une très très forte révolution industrielle. Les transports permettent alors la migration des ruraux vers les villes. Et van der Velde alors réfléchit à des réformes spécifiques pour la condition rurale. Ecco, l'interesse di van der Velde sul campo sociale è molto attratto da quello che è quelli che sono i problemi creati da una forte tendenza all'urbanizzazione nel periodo a cavallo tra fine 800 e inizio 900, perché c'è una forte spinta demografica migratoria dalle campagne verso le città, e questo pone chiaramente dei problemi grossi di riorganizzazione delle città e quindi dei loro servizi, e anche dei problemi di possibili marginalità che ci sono in questo marginalità per le campagne, ma anche per le popolazioni che dalle campagne si trasferisce verso le città. E in fait, il comprend, donc même s'il reconnaît que le capitalisme industriel permet le progrès, il se rend compte que pour les paysans, c'est vraiment une perte de pouvoir, et il considère que la seule solution en fait pour les paysans, c'est soit d'essayer de conserver du terrain, mais ils en perdent de plus en plus, soit de rejoindre le mouvement coopératif socialiste. Ecco, la soluzione che può arrivare soprattutto agli abitanti delle campagne per riuscire a riequilibrare in qualche modo la propria società da tutti i problemi che sono stati creati da questi massicci spostamenti di popolazione è quello di arrivare a costituire delle strutture di servizio che in qualche modo permettano una riorganizzazione della società, e questo passa soprattutto attraverso l'organizzazione di cooperative. Donc pour van der Velde, en fait, donc les coopératives de consommation urbaine, il considérait leur développement était une réussite. Et il se disait qu'avec l'aide des deux autres piliers du mouvement socialiste belge, donc les syndicats ouvriers et l'action politique, elles aboutiraient en fait à l'expropriation de la classe capitaliste, à la fois dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Ecco, l'idea di van der Velde è quella che il procedere dell'organizzazione nei diversi settori di intervento, da quello politico a quello sociale a quello economico, tutto in termini di auto-organizzazione dei lavoratori, possa portare a un'espropriazione dei capitalisti, quindi a ridare direttamente alla società dal basso il potere di agire quei modi di organizzare la vita collettiva che sono quelli dell'economia, al mettere completamente in mano loro il potere, quindi togliendo piano piano il potere che sulla società hanno i capitalisti. Donc comme on l'a vu, donc Emile van der Velde, son implication n'est pas seulement limitée à l'arène politique belge, mais il a joué un rôle important dans le mouvement socialiste européen, dans la Deuxième Internationale. Et van der Velde donc joue un rôle surtout à partir de 1891 et la réunion de l'Internationale à Bruxelles. Mais à la troisième rencontre de l'Internationale à Zurich en 1893, van der Velde en fait là est désigné comme rapporteur pour une question cruciale qui est la tactique politique des socialistes démocratiques.
Ecco, il ruolo internazionale in questo caso di Van der Velde comincia ad avere un peso soprattutto tra i congressi dell'Internazionale Socialista che si tengono tra il 1891 e il 1893, dove comincia a porre con forza proprio ad avere una tribuna dove proiettare poi sul piano internazionale quelle che sono già riflessioni nate all'interno del movimento operaio belga. Et donc il demande en fait aux ouvriers de tous les pays de conquérir les droits politiques et de s'en servir dans tous les corps législatifs et administratifs pour réaliser les revendications du prolétariat, s'emparer des pouvoirs politiques et transformer en fait le pouvoir politique en moyen d'émancipation du prolétariat. Ecco, l'idea è quella di concepire l'emancipazione dei lavoratori come un processo proprio anche quotidiano, dove l'apprendere anche le capacità di autoamministrare settori della società, appunto dalle organizzazioni popolari, dalle associazioni popolari fino alle amministrazioni pubbliche, può portare via via l'operaio a emanciparsi e a condurre i lavoratori a diventare loro stessi la guida della società. Et Van der Velde aussi a été très actif dans le débat sur la participation des socialistes dans les gouvernements. Donc en fait, il joue un rôle de faiseur de médiateur, de faiseur de compromis. C'est un peu une spécialité belge jusqu'il y a peu, mais oui. Ecco, non è un intransigente, è un mediatore fra diverse tendenze presenti all'interno dell'Internazionale Socialista e è un così è preparato perché la tendenza ai compromessi interni all'organizzazione facevano già parte della cultura politica del movimento operaio belga. Et donc en fait, Van der Velde ne rejette pas l'idée a priori que les partis socialistes ne doivent pas participer au gouvernement dit gouvernement bourgeois, mais il dit en fait que faire une coalition c'est légitime si on suit certains objectifs. Et parmi ces objectifs, il reprend une menace sur la liberté et il prend l'exemple de l'Italie de l'époque pour dire voilà, c'est légitime dans ce cas-là, quand il y a une menace contre la liberté, on doit participer à un gouvernement. Quand il y a une menace contre les droits de la personne, comme en France, on doit participer au gouvernement. Ou quand on essaie de conquérir le suffrage universel, on doit participer au gouvernement. Ecco, l'idea di Van der Velde non è pregiudiziale a priori contro la partecipazione a governi borghesi da parte dei partiti socialisti, ma sostiene che quando si tratta, come è nel caso dell'Italia di fine Ottocento, dove sono seriamente messi a repentaglio i principi costituzionali, proprio le libertà civili da parte di governi autoritari, in quel caso i socialisti possono proporsi anche come partecipanti a governi di coalizione che in qualche modo garantiscano la difesa delle libertà, non solo, ma anche quando si tratta di promuovere particolari riforme, in particolare appunto l'ottenimento del suffragio universale o altre grandi riforme che portino a delle forme di emancipazione per i ceti popolari, allora in questi casi per lui poteva essere giustificabile una partecipazione anche a governi di coalizione con forze borghesi. Et parmi les grands débats aussi qu'il y avait dans le cadre de l'international, c'était aussi ces deux visions. Donc une vision défendue par Marx qui veut un socialisme de plus en plus centralisé et qui critique les coopératives, alors que Van der Velde, lui, défend un socialisme plus décentralisé. Et c'est ce qu'il a appelé d'ailleurs dans un ouvrage le socialisme contre l'État. Ecco. C'è una differenziazione anche rispetto al pensiero originario, ortodosso di Marx, che aveva un'idea di un socialismo più centralizzato, più diretto da un centro, che
e che aveva anche diverse pregiudiziali verso le cooperative, viste come uno strumento d'azione facilmente gestibile da forze borghesi che promuovessero un'imprenditoria così non alternativa al capitalismo, mentre invece per Van der Velde l'idea del decentramento, anche dell'istruzione, dell'esperienza che coinvolgesse dei ceti popolari anche nella gestione di attività imprenditoriali, come appunto sono le cooperative, potesse avere un ruolo nel favorire un movimento di emancipazione. In ogni caso l'idea del decentramento, del coinvolgimento di ampie forze, quindi non di una testa pensante che immaginasse la rivoluzione o l'emancipazione, in qualche modo poi la trasmettesse, era qualcosa che faceva parte del suo modo di pensare, della sua mentalità, del processo rivoluzionario come qualcosa di evolutivo. Donc, tout au long de sa vie, donc, Van der Velde fut un personnage éminemment écouté dans le cadre de la Société des Nations, et il avait un charisme très 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 fort auprès de la classe ouvrière. Il était vraiment considéré comme un vrai tribun du peuple. À la fin de sa vie, il fut également un farouche opposant au fascisme en Europe, et notamment via le combat contre le régime franquiste en Espagne. Mais Van der Velde, pour conclure sur lui à ce stade-ci, c'est en fait on considère en fait qu'il a mis en place ce qu'on appelle un pragmatisme à principe, et c'est un peu ce qui caractérise maintenant le socialisme belge. Ecco, Van der Velde è stata una figura a cui è sempre stato riconosciuto una chiara funzione politica, ma anche un forte carisma sia a livello nazionale che a livello internazionale, quindi è sempre stata una figura di riferimento anche poi nelle lotte contro il fascismo dilagato in Europa, anche nella forma del franchismo. Ma al di là di questo è sempre stato visto come un fautore dell'emancipazione, ma di una valorizzazione delle esperienze concrete che portavano all'emancipazione, quindi un pragmatista che cercava di capire soprattutto come si concretassero le diverse esperienze che potessero portare a un'emancipazione dei lavoratori. Donc, la deuxième personnalité dont vous avez parlé ici, c'est donc Louis de Broucker. Louis de Broucker, lui, il est né en Flandre, mais à cette époque-là, l'élite flamande est francophone. Donc lui vient aussi d'une dynastie notable, il vient aussi d'un milieu plutôt libéral, sa famille est athée et franc-maçonne. Ecco, anche l'altra figura promotrice della cooperazione nel Belgio, Valéry de Broucker, è una figura interessante ed è un promotore di... Non è vallone come Van der Velde, ma è fiammingo. Va tenuto presente che allora anche nelle Fiandre, le Fiandre erano fondamentalmente francofone, ci sono un problema grosso del Belgio, dove il movimento operaio inizialmente è soprattutto facente riferimento alla realtà industriale per i fiamminghi, ma la realtà rurale magari più periferica per i valloni. Comunque c'è regolarmente nel movimento operaio belga anche una contrapposizione etnica che in tempi più recenti, non nel movimento operaio ma proprio a livello nazionale, proprio di coesione della società belga, è un problema che è diventato enorme e rende anche difficile gestire proprio una formazione statale del Belgio. Ecco, quindi già in questo noi vediamo la presenza di leader che comunque vengono da esperienze culturali, oggi magari le potremmo considerare anche etniche diverse, una cooperazione, una collaborazione che nella solidarietà proclamata dal movimento operaio trova degli elementi operativi, concretamente operativi. C'est un homme politique, mais lui n'a jamais été élu à la Chambre. Et
autant Van der Velde est un pragmatique, par contre Louis de Broecker est plutôt un idéologue rigide. Donc lui, il est opposé à la particratie, il est opposé à la participation des gouvernements dans les gouvernements dits bourgeois de partis socialistes. Il est donc beaucoup moins intransigeant que Van der Velde sur beaucoup de sujets. Certo, De Broecker è molto più intransigente sul piano politico, non ha mai partecipato, non è mai stato deputato ai parlamenti e ha una posizione proprio di contrapposizione frontale, quindi si differenzia in questo nettamente da Van der Velde rispetto alla borghesia, quindi pensa più alla costruzione di un mondo decisamente alternativo e direttamente alternativo a quello della borghesia attraverso l'organizzazione del movimento operaio e delle sue associazioni. Et donc il a été avec donc Van der Velde, mais aussi avec Huysmans, l'un des plus internationalistes des dirigeants fondateurs du Parti ouvrier belge. Et il a d'ailleurs aussi été président de l'internationaliste entre 1935 et 1938, quand Van der Velde est devenu ministre. Pardon, 1935. Ah, ha avuto un ruolo particolare proprio come organizzatore anche alla fine degli anni 30, dal 1935 al 1938, mentre Van der Velde all'epoca era ministro, quindi ha avuto un ruolo organizzativo in qualche modo complementare o per certi aspetti antagonista, quello che più istituzionale che nel frattempo Van der Velde stava assumendo. Et dans la pensée politique de Broecker, la place dominante en fait est occupée par les syndicats. Donc lui, il prône en fait la centralisation de toutes les organisations ouvrières, car il considère qu'en centralisant, on est plus fort en cas de grève, et il recommande évidemment à tous les syndicats, à toutes les organisations ouvrières de s'affilier au Parti ouvrier belge. Ecco, la sua concezione è quella del conflitto, dell'emancipazione proprio attraverso il conflitto diretto, quindi anche attraverso lo scontro frontale, centralizzato soprattutto attraverso le organizzazioni sindacali con la sollecitazione alle organizzazioni sindacali di avere poi un loro collegamento diretto, in Italia diremmo una cinghia di trasmissione immediata con il partito operaio belga. E in fait, pour avoir suffisamment de leaders syndicalistes instruits, il prépare en fait un syllabus auprès de la centrale d'éducation ouvrière qui a été inaugurée en 1911 sur le modèle des écoles allemandes. Promuove anche delle scuole di formazione sindacal-politiche proprio che sono gestite sul modello del movimento operaio tedesco, in questo caso proprio per la formazione anche di quadri per i sindacati e per il partito. Et entre 1926 et 1939, il occupe en fait la chaire de la coopération, qui est un cours libre, facultatif à l'Université libre de Bruxelles, mais c'était le premier cours sur la coopération qui a été créé par la Société Générale Coopérative. Ecco, e tra la metà degli anni 20 e la fine degli anni 30 è lui direttamente che gestisce la scuola di formazione delle cooperative, dove i quadri dei cooperatori vengono formati proprio con l'impostazione di cui prima si parlava. E De Broecker, pardon, s'est aussi montré très critique sur certaines expériences de coopération en Belgique. Il dénonce notamment, donc il y a la première coopérative, c'est le Voreut, donc Voreut en flamand ça veut dire en avant. C'était donc la première coopérative à Gand. Et en fait, à un moment donné, De Broecker considère que le Voreut évolue dans une mauvaise direction parce que la personne qui est en charge de cette coopérative a ouvert, en fait, a fait entrer non seulement la coopérative en bourse, mais il a accueilli un banquier et un agent de change dans le conseil d'administration du Voreut. Et donc lui, il considère qu'en fait, il faut absolument que le mouvement ouvrier garde la main sur les mouvements coopératifs.
Ecco, da parte sua c'è tuttavia proprio una critica radicale frequente all'organizzazione delle cooperative del Belgio che a suo giudizio hanno preso in molti casi un indirizzo potremmo dire borghese, soprattutto con aperture a forme di gestione non sempre improntate unicamente al solidarismo e in particolare alla solidarietà alla lotta di classe all'interno di diverse amministrazioni di cooperative, non escluso proprio anzi a cominciare da quella del Voorhout di Gand, la cooperativa per eccellenza, la casa del popolo per eccellenza che sono state idealizzate all'interno del movimento cooperativo e del movimento operaio internazionale, dove non sempre in Italia si parla spesso nelle polemiche interne al movimento operaio di interessi bottegai, tra virgolette proprio uso l'espressione che veniva usata, perché non c'era, non si improntava come finalità prioritaria della cooperativa il sostegno alle battaglie sociali, ma si badava anche all'interesse di cassetta, di bilancio proprio. De Broeker était le représentant belge auprès du congrès de l'Alliance coopérative internationale. Et dans ce contexte-là, en fait, il encourage la création d'un enseignement de cette matière-là, donc des questions liées à la coopération à l'échelle mondiale. Ecco, in ogni caso è stato uno dei dirigenti dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, di questo grande organismo che collegava le cooperative di numerosi paesi europei è stato sempre una figura di rilievo all'interno dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. E en fait De Broeker voyait dans la coopération l'outil le plus puissant grâce auquel la classe ouvrière conquérerait la puissance, lui permettant de se mesurer en fait à l'égal des entreprises capitalistes, industrielles, agricoles ou commerciales. Ecco, per lui la cooperazione è sempre stata quello che doveva essere il riferimento fondamentale per il movimento operaio per creare un'economia completamente alternativa a quella capitalistica. En fait, donc le mouvement coopératif en Belgique, il s'est structuré autour des années 1900. Et il a connu son expansion maximale autour des années 1940. Lo sviluppo grande della cooperazione belga avviene tra gli anni 80 dell'Ottocento e gli anni 40 del Novecento, è il periodo in cui c'è proprio la crescita, l'evoluzione del movimento cooperativo belga. Et les coopératives de coopération, en fait, de consommation, pardon, ont été les plus importantes et ont constitué en fait le premier modèle coopératif en Belgique. Ecco, la coopérazione di consumo è stata il veicolo di crescita di questo tipo di cooperazione e il motore che ha permesso anche alle altre forme cooperative solidaristiche nel Belgio di affermarsi. Et comme je le disais avant, c'était le Voorhout de Gand qui a été le premier exemple. Mais donc le Voorhout de Gand, il est créé en 1881, mais il provient, il a une histoire en fait. En 1873, il y a des tisserands et des fileurs de coton qui fondent une boulangerie coopérative. Et en fait, il se base sur le pain pour aider en fait les ouvriers. Donc c'est autour de la boulangerie que se crée vraiment le mouvement coopératif en Belgique. Mais les militants socialistes qui sont à l'intérieur de ce moment-là, en fait, veulent que la coopérative se déclare socialiste. Et ça va créer une scission en fait entre ce mouvement coopératif et ça va amener la création du Voorhout où là c'est le premier mouvement coopératif qui est clairement socialiste. Ecco, il modello di riferimento essenziale, era già qualcosa che si accennava prima, è la cooperativa di Gand, dove si forma prima, che nasce attorno al 1880,
nasce inizialmente come una cooperativa di tessitori, quindi di operai dell'industria tessile che ha un proprio centro importante a Gand, però subito all'interno della cooperativa, che è una cooperativa che ha come finalità di produrre il pane. Quindi forni e dove si cuoce il pane e lo si venda. E questo deve dare questo costituisce il finanziamento essenziale della cooperativa, ma subito all'interno dell'associazione si formano due tendenze in contrasto tra di loro. Una vorrebbe semplicemente fare una cooperativa dove in qualche modo si dia solo questo vantaggio sociale attraverso il pane, quindi lo scopo della cooperativa si dovrebbe esaurire in questa finalità, nel dare un pane a poco prezzo alla popolazione operaia della città. Invece l'altra ala della cooperativa sostiene che la vendita del pane non deve essere fatta semplicemente a buon mercato, ma oltre a essere a buon mercato deve anche permettere di accumulare degli introiti che poi servano a dare un'organizzazione alla classe operaia e a tutte le sue associazioni di intervento, di conquista della società, e quindi formeranno questi si scinderanno dalla cooperativa originaria e formeranno una propria associazione, che è appunto quella che darà vita alla Casa del Popolo, a quella che poi sarà il Forwit di Gand. Et en fait, donc le Forwit va vraiment connaître un très beau succès, et les Gantois vont influencer en fait leurs collègues bruxellois pour que le modèle se répande ailleurs en Belgique, et on va donc avoir par exemple la maison du peuple de Bruxelles qui est construite qui est pensé à partir de ce moment-là. Ecco, dal modello di questa Casa del Popolo alternativa conflittuale di Gand si sviluppa appunto il modello organizzativo del movimento operaio belga, che proprio si basa su queste case del popolo, dove la vendita del pane è la base proprio per autofinanziare questo movimento nelle sue diverse articolazioni. E anche quella che diventerà la più celebre delle case del popolo europee, quella di Bruxelles, appunto, riprende questo modello. Et enfin, donc à partir de 1885, qui est la date de la création du Parti ouvrier belge, on voit aussi que les coopératives en fait soutiennent financièrement les grèves. Donc ils soutiennent, c'est pas seulement un soutien à travers la presse ou des discours ou des meetings, mais il y a un soutien financier aux grèves, et donc le mouvement coopératif et le mouvement politique, l'action politique sont très 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 liés à partir de ce moment-là. Quindi c'è un modello operaista belga che proprio si basa su questo. Le cooperative devono fornire non solo i finanziamenti all'organizzazione politica con i suoi meeting e alla sua stampa, ai suoi giornali, ma devono essere anche il sostegno alle lotte concrete, perché scioperi vuol dire gente che non solo per giorni, ma per settimane o addirittura per mesi non porta a casa uno stipendio. Quindi le cooperative devono sostenere questo onere pesantissimo di sostenere gli scioperi, e proprio per questa ragione nel modello dell'operaismo belga l'azione economica e l'azione politica del movimento operaio sono considerate come cose praticamente non come settori, ambiti separati, ma come parte di una stessa strategia unica che ha le proprie articolazioni, ma che non sono a camere stagne, sono qualcosa di strettamente unitario. Oui, donc en fait la coopération en fait c'est révélé être un moyen très très efficace pour lier la classe ouvrière au mouvement socialiste qui naît à ce moment-là. Et en fait, on voit qu'au départ, alors que c'est d'abord des coopératives, même la Maison du Peuple, c'est une coopérative, c'est une boulangerie, on voit qu'après, les services offerts aux ouvriers se multiplient. Donc il y a des allocations de maladie, d'invalidité, de retraite. Donc on voit vraiment que là, le mouvement coopératif va vraiment faire partie du pilier socialiste très, très, très puissant dans la Wallonie.
Ecco, naturalmente non ci sono solo gli scioperi, ma proprio attraverso questa concezione dell'economia e della politica che viaggiano praticamente in modo simultaneo, c'è una vera e propria società che nasce attorno a queste case del popolo, quindi dalla panetteria cooperativa si arriva a gestire proprio una vera e propria società nella società che è costituita da questa organizzazione che trae proprio i propri finanziamenti di base iniziali dai forni che vendono il pane. Quindi parliamo delle più diverse forme di previdenza, dall'assistenza medica all'assistenza pensionistica, proprio all'erogazione di pensioni, nasce tutto in forma cooperativa e previdenziale all'interno di questo movimento operaio concepito in questo modo attorno alle case del popolo. Oui, donc justement, ce mouvement coopératif va investir énormément dans l'immobilier, et c'est à ce moment-là qu'il commence à construire les maisons du peuple. Mais les maisons du peuple, donc c'est, parce qu'on appelle ça l'église sociale, la citadelle rouge, donc c'est le symbole en fait de l'émergence de la classe ouvrière, et avec la participation des socialistes au gouvernement à partir de 1894, les ouvriers veulent montrer à quel point ils sont fiers de ce qu'ils ont acquis. Et on va avoir ces premières maisons du peuple. Au départ, des maisons du peuple, ce sont des petites salles de réunion. Et là, on voit vraiment ce mouvement où on va demander à des architectes de vraiment construire des maisons du peuple. Une maison du peuple qui sera facilement identifiable au milieu de la cité, aussi bien à côté de l'église ou que l'hôtel de ville. Ecco, se all'inizio queste sedi potevano essere semplicemente delle sale di riunione, naturalmente nel momento in cui c'è la necessità di articolare il movimento con tutte queste funzioni organizzative, nasce l'esigenza anche di un investimento immobiliare. Quindi anche nell'acquisto e nella costruzione di